E buongiorno mondo. Sì, lo so, sono le 9:30 e non vi abbiamo ancora salutato e non vi abbiamo detto neanche cosa stiamo facendo. Guardate là, il mare. Siamo in questa super ripida discesa, infatti abbiamo le bici a mano perché queste bici qua, i freni. Come sono i freni di ste bici? Non ci sono i freni di ste bici, quindi è meglio farsela con calma, perché guardate un po' lì com'è la salita faticosa. Vabbè, andiamo a goderci un po' il mare, ma come vi dicevo sono le 9:30, siamo svegli comunque dalle 7:30, ma avevo un leggero mal di testa, anzi un forte mal di testa, e quindi non ho nessuna voglia di fare delle riprese. Ma adesso ci siamo in bomba, abbiamo preso un brufen e ripartiamo di slancio come i vecchietti acciaccati. Ed ecco il mare. Oggi la seconda volta che vi parlo nella stessa posizione, sulla stessa ciclovia, con le stesse biciclette. Siamo forse solo cambiati di abito, ma perché effettivamente non abbiamo fatto granché da raccontarvi. Siamo stati in spiaggia laggiù, spiagge libere, e poi siamo tornati al camper, abbiamo fatto la lavatrice, abbiamo mangiato, ci siamo rilassati, abbiamo letto un po' di libri sui nostri Kindle e niente, adesso stiamo andando a vedere il trabocco, che si chiama trabocco? Le morge. Trabocco le morge, e niente, tra poco ve lo facciamo vedere. A dopo! Ecco a voi Simona, impegnata nel suo viaggio sulla ciclovia dei trabocchi. Arriverà fino a Pescara con la bicicletta da passeggio. Ce la farà? Senza neanche una borraccia, con uno zaino in spalla e tanta buona volontà a percorrere tutta la ciclovia dei trabocchi? O arriverà solo il trabocco delle murge? Giusto? Morge. Ci siamo quasi. Stiamo salendo sul trabocco e la Simo ha paura del ponte perché è un po' ballerino, e siamo sull'acqua e non ve lo dico, lei non è capace a nuotare. Secondo me è una festa privata. Anche secondo me. 1 minute later. E chi l'avrebbe mai detto che saremmo stati ospitati ad una festa sul trabocco? Ci siamo imbucati in una festa privata sul trabocco. Siamo tutti con un tasso alcolemico altissimo, ma questo rende, diciamo, il party leggermente più interessante. Allora, cosa sono i trabocchi? Poi per favore fare una panoramica sul trabocco. Ecco il trabocco e la festa. Bene, sul trabocco. Ti ringrazio. Il trabocco in sé si trova sul mare, ma è collegato alla terra attraverso una passatoia. Esatto. Suggerisco io. Il trabocco è stato costruito dai tempi antichi, direi alla fine dell'Ottocento, dai contadini. Perché? Per sostentarsi fondamentalmente, per riuscire a sopperire le proprie mancanze terrene rispetto, insomma, per riuscire a pescare, a mangiarsi un po' meglio. Fanno la pesca con la bilancia, diciamo, esatto. Tipo la bilancia. Esatto. Ma che cazzo di guida sono? La cosa meravigliosa qual è? È che adesso, nei nostri tempi di consumistici, cosa è successo? Che tutti i trabocchi sono diventati praticamente dei ristoranti a 5 stelle. Ma la particolarità, quindi tu vai a magnà, spendi un botto di soldi. La particolarità di questo trabocco che ci ospita oggi è che invece è rimasto demaniale, quindi di proprietà del comune, e viene affittato dai soci attraverso un piccolo contributo e attraverso 1000 euro al mese. Viene affittato dai soci e prenotato in maniera democratica
e quindi per cui noi oggi ci troviamo qui a godere di questo fantastico panorama e di questo di questa oscillazione naturale. Comunque non stavo oscillando, mi sa che è il bicchiere. Ma non stavo oscillando, allora sono io. Vabbè, comunque a Torino non potreste oscillare. No, perché io sto appoggiato, ma io la sento l'oscillazione. Ma no, forse io no, perché sono appoggiato. Puoi smettere di appoggiare, puoi smettere di oscillare. Lui è picchettato e non oscilla. Tu oscilli, io oscillo. Tu oscilli? Tu non oscilli? Oscilliamo tutti. Io oscillo, raga, ma non lo so. Se volete, siamo qui da troppo poco per oscillare. Se volete provare ad oscillare, venite. Allora, considerate che da qui un tempo si pescava e non era il pescatore a pescare, ma era l'agricoltore. Questa è la cosa che a me mi stupisce. Questa qui è semplicemente, diciamo, un braccio, una continuazione dell'uomo di terra. Ah, infatti è un artista, magari. Cioè non è l'uomo di mare che si avvicina alla terra, è l'uomo di terra che si espande nel mare. Ingegnere. Allora, lui è un ingegnere meccanico e quindi ha elaborato il sistema di pesca di questo trabocco. Quindi sicuramente illustrerà come funziona. Dai, la ti prego. Ah, boh, è basilare. Ci abbiamo messo i vestiti sopra. Andiamo a vedere come funziona. Sicuramente ruotando questa sbarra. Allora, qui ci potrebbero essere tranquillamente i muri. Ah, però invece le persone possono farlo anche ruotandolo. La rete scende. La rete poi lo ruota al contrario e poi risale. Quanto mi sta simpatica a me la gente di Torino. Allora, Torino di sangue. Torino Piemonte. Questo è quello di Torino di sangue, quindi mo è davvero. È lui il mio ragazzo. Guarda quanto è carino. Ma no, non si sa. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ci stanno viziando e alcolizzando perché siamo passati dal rosé alla birra e non ne veniamo fuori, non ne veniamo fuori. Io adesso la bici la porto a mano. Siamo usciti dal trabocco ma la festa continua, siamo in spiaggia. So che non state vedendo niente in questo video perché è tutto buio. Stiamo tornando dal trabocco dove ci siamo imbucati alla festa. Più che imbucati, ci hanno invitato, ci hanno ospitato alla loro festa privata sul trabocco. Siamo stati più di 2 ore. No, molto più di 2 ore insieme a loro. Finita la festa sul trabocco, siamo stati in spiaggia con i ragazzi che ci hanno ospitato. È stata un'esperienza fantastica, almeno per me è stato bello. Simo, bellissima. Oh, vai, mi stai lì la strada. Ha paura la Simo, ha paura perché non si vede niente. Le ho detto quando siamo usciti dal camper, prendiamo le luci della bici. Ma no, tanto andiamo a farci un giro fino al trabocco e poi torniamo, ceniamo e no. E col cavolo, stiamo tornando che è buio. Sono le 8:30. Sì. E niente, dobbiamo ancora cenare. Siamo al Ticci, credo. Brilli. Dignitosamente brilli. Chi coglie la citazione sa. Quindi niente, vi lasciamo. Pedaliamo e torniamo al campeggio, ci laviamo e forse ci sentiamo domani o per la buonanotte di stasera. Comunque è stata una bella serata. Ciao ragazzi, a dopo. E non esiste prima e non esiste secondo, esiste la tribù, esistono i fratelli, che più sono diversi e più sono fratelli, ognuno la sua storia e le sue tradizioni, ognuno il suo colore e le sue religioni, ma il battito del cuore è lo stesso per tutti, la musica fa muovere tutti, il battito del cuore è per tutti lo stesso, la musica, il resto nel cesso, è una tribù che balla! È una
The next day. E buongiorno mondo, un saluto veloce, ci siamo svegliati, abbiamo sistemato tutto il camper, caricato quello che dovevamo caricare, tavolini, sedie, eccetera, abbiamo pagato, abbiamo fatto colazione, abbiamo salutato i nostri vicini di camper e adesso siamo all'Eurospin, non so se si vede, siamo all'Eurospin, abbiamo fatto la spesa e andiamo a farci un giro appunto ad Erci. Ma siamo già mezzi incasinati. Perché? Perché fa caldo, siamo un po' sballottati ancora dalla serata di ieri che è stata bella e impegnativa. Quindi niente, dopo, ciao. Mi sa che né ci vedete perché siamo contro luce, né ci sentirete perché c'è un vento della Madonna, ma noi ci proviamo lo stesso. Stiamo andando a piedi, e dico a piedi per colpa mia, perché caso più unico che raro, la Simu voleva scaricare le bici dal camper, ma io ho detto per fare 1,2 km, 1,3 km che abbiamo di camminata per arrivare là in fondo, appunto ad Erci, non ne valeva la pena scaricare le bici dal camper e poi ricaricarle, quindi ho deciso io di andare a piedi. E niente. Cosa da dire? No. In mia discolpa non ho niente da dire, è tutta colpa mia. Sì. E comunque stiamo andando nell'ora che i dottori dicono camminate sotto il sole a mezzogiorno a Punta d'Erci, tranquilli che non succede niente. Potremmo stramazzare qua il suolo anche perché tutto bianco che riflette, deserto dei tartari tutto intorno. È caldo, meno male che il vento ci aiuta un pochino e ci rinfresca la mente. A dopo! E dopo la breve ma super calda sosta a Punta d'Erci, ci stiamo dirigendo a Termoli, ma è luna passata, quindi la fame si fa sentire. Ci siamo fermati in questo parcheggio lungo la strada adriatica a 9 km da Termoli e mangiamo. La Simo sta preparando qualcosa dentro, un'insalatina fresca, e poi ripartiamo e parcheggiamo a Termoli e visitiamo la città. A dopo. Ragazzi belli, siamo arrivati a Termoli, come potete vedere dalle nostre espressioni non siamo in formissima, ancora penso da ieri sera stiamo un po' patendo, io lo stomaco, la Simo è un po' imbalordata, ma non pensiamo tanto per l'alcol, non so, magari qualcosa che abbiamo mangiato ci ha fatto male. Abbiamo parcheggiato il puffo lì, in quel parcheggio che è il parcheggio del cimitero, non ci piace tantissimo, infatti questa sera non dormiremo qua, ci sposteremo a Civita Campomarano, una cosa del genere, il paese dei graffiti sui muri, ma adesso andiamo a vedere Termoli e poi scappiamo e speriamo di star meglio. Appena le 6, ovvero le 18, come vedete continuiamo a non essere granché in forma, abbiamo fatto il giro per Termoli, a parte la parte del centro storico dove c'è il castello, il borgo che si affaccia sul mare con i vicolini, il vicolo più stretto di Italia dicono, non lo so, e tutto quello che c'è intorno sembra un po' trasandato, non è che ci sia quel granché da vedere, è anche parecchio sporco, almeno la parte che abbiamo camminato noi. Perciò confermiamo che ce ne andiamo a Civita Campomarano e dormiamo lì, magari c'è anche un po' più di fresco perché dovrebbe essere sui 700 metri, non lo so, comunque un po' più alto in quota. A dopo. Finalmente arrivati a Civita Campomarano, e dico finalmente perché
non so se avete visto la strada com'era, tutta scassata, c'era un pezzo con una frana, quindi sterrato, dove il camper quasi toccava sotto in alcuni punti. E poi gli ultimi 2 chilometri ci sono degli strappi al 13%, che in bicicletta fatico, ma con questo bestione qua da 3200 kg ho dovuto mettere la ridotta, tornare indietro un pochino e farla tutta con la ridotta. Ed ha faticato, c'è il motore super bollente, la Simo si è un po' cagata addosso. Un po' tanto. Però guardate dove siamo arrivati, guardate qua dove siamo arrivati. E domani per scendere dovremo prenderla molto 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 con calma, perché quelle discese lì sono belle pericolose con quel mezzo, se va lungo è un cazzo di casino. Di là c'è il castello, se lo guardate lì. E niente, adesso ci rilassiamo, lei si fuma una sigaretta perché ne ha di bisogno e basta. Stiamo un po' meglio tutti e due e non sappiamo ancora se farci un giro già adesso per vedere un attimo com'è la situazione o se rilassarci qua in questo bel tavolino, vista valle, e poi vi faremo sapere. Ciao ragazzi.